Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Chris75, siamo qui per uno ragazze, devo fare veloce che il tempo stringe ragazze, stringe. Siamo già alle 4:24 e io devo essere sul farmacia alle 5:30. Dunque devo far veloce. Allora, iniziamo con le cose del congelatore, così le metto via e non se ne parla più. Allora, ho preso due di salmone per il mati, che erano in offerta a 3,10 euro. Quando l'ho visto ho detto, ne avevo ancora, ma l'ho presi. E poi gratinati, quelli per me. Questa volta mi sono ripresa quello alle patate. Metto via questi e poi iniziamo con le cose. Voilà, fatto anche questo. Allora iniziamo, ho preso due confezioni di Simmental, stasera mangerò sicuramente pomodori e Simmental per cena. Dunque, due confezioni. Conviene comprare le scatoline, quelle un po' più piccole, perché costano meno alla fine. Risparmi. Poi due confezioni di acqua per il mati, quattro frizzante. E poi ci sono in giro anche le naturali, ve le farò vedere dopo. E la sabbia per il micetto. Meno male, questa è tutta la spesa della settimana. Poi se manca qualcosa andrò. Quattro confezioni di tortine per il mati, che mi bastano tutta la settimana. Poi ragazzi, le ho trovate, le crostatine quelle integrali, le cercavo, voi non sapete da quanto e non c'erano. E dico, ma strano, il Carrefour ha sempre tutto. E invece sono arrivate e me le assaggerò con voi, finita la puntatina. Poi ho preso, stavolta volevo cambiare, ho preso gli Oro Saiba, quelli integrali. Poi un pezzettone di grana, perché grana non deve mai mancare, tre confezioni di prosciutto cotto con lo snello, due di mozzarelline, i booster per fare l'insalata di riso, le olive così ce l'ho già, una confezione di tonno perché era sempre in offerta, allora l'ho presa ancora, e una pasta. Quando vedo che c'è le cose in offerta, io anche se ce le ho, però le prendo lo stesso ragazze, perché così almeno ce le ho in casa. Aspettate che questo faccio da metterlo in frigo, così ottimizzo i tempi ragazze, poi domani lo sistemerò bene il frigorifero. A me non piace lasciarlo così, però questo invece tanto vanno nella dispensa. Poi 2 litri di latte parzialmente scremato, una confezione di passata, di polpa non passata, quella della Carrefour, che è buonissima, dei croccantini, questa volta ho preso il salmone, vediamo un po' se ho preso giusto o sbagliato. Sì, ho preso giusto ragazze, bravo, perché ero col dubbio. Carta igienica, io mi trovo benissimo con questa qua e costa una stupidata. Poi olio per friggere. Sapete che io ne tengo sempre, quando ho quella iniziata, dietro quella nuova. Poi ho preso il Bio Presto, ne ho prese due confezioni, no perché sono matta, ma perché se io ne prendevo due confezioni mi davano 90 punti sulla tessera, allora le ho presi perché ne valeva la pena, tanto non è che va male, eh? Ho preso uno colorato e uno normale. Ah, eccole qua, le bottiglie dell'acqua. Due naturali, perché mi mancavano due nel mio spazio. Una confezione di tovaglioli, perché ho aperto l'altra e dunque vado a mettere quella di scorta. Io ho sempre tutto organizzato che debba sempre avere una cosa di scorta. E sempre, anche il dentifricio, io faccio sempre così. Poi mi sono presa questo qui, perché l'ho finito questa settimana. Poi passiamo alla frutta e alla verdura. Poi vi dico quanto ho speso, eh? Che una ragazza di voi mi ha detto il Carrefour è molto caro. Sì, il Carrefour è caro, ma qua da noi tutti i negozi, infatti chi arriva anche da Milano, che magari viene in belleggiatura, lo dicono tutti che qua i negozi sono cari.
Ma vi ripeto, sono cari per colpa della Svizzera, perché tanti svizzeri vengono fuori per la spesa e allora i prezzi sono un pochettino più alti. Allora, mirtilli e lamponi. 2, 4, 6 pesche gialle. 5 pesche bianche. Peperoni gialli e rossi. Un ananas. Pesche noce, ne ho prese 4. Limoni, la resina. Io, allora, tanti usano quello confezionato. Una volta lo tenevo anch'io sempre in casa, poi ho preferito i limoni. Tanto c'ho lì lo spremi agrumi, io ne uso tanto. E boh, poi io mi sono preso l'uva, questa qui io l'adoro, la fragola. Quando l'ho vista sentivo già il profumo nel naso. Stasera quanta me ne pappo e domani sto in bagno. Poi le patate, perché l'uva fa andare in bagno. Le patate, quelle nostrane sono, e ne ho prese 2, 4, 5. Allora, adesso vi dico il totale, quanto ho speso. Allora, in totale ho speso 110, di sconti ho avuto 4,20 sulle cose. Mi hanno dato 9 bollini, che però adesso Mati ne fa una e gli altri glieli voglio dare al ragazzo che lavora lì al Carrefour, che ha 3 bambini, e sono sicuro che gli farà piacere perché sono molto piccolini, dunque loro sicuramente l'apprezzeranno, i bollini per prendere i Minions, no, tanto. Matti ne vuole uno, quello che gli piace proprio l'ananas, anche se gli altri non ce l'ha, ha detto che non gli interessa. E come punti sono arrivata a 4.361, dunque per adesso ho 20 euro di sconto. Magari la prossima spesa li prendo, adesso vediamo. E basta, ragazze, adesso metto via tutto. Ah, però prima me la pappo. Che dite, me la pappo? Me la pappo l'integrale, me la merito, certo, con tutti i chilometri che ho già fatto. Adesso vi dico se è buona, eh? Aspettate, perché non ho sentito bene. Buona, sicuramente qualche volta ci faccio colazione. Aspetta, vi dico. Due calorie una, dunque va bene per la colazione. Buona, buonissima, buona. Adesso ci bevo anche acqua, perché poi mi bevo un caffè e vado a lavorare. Dunque, ragazze, vi ho fatto vedere anche che ho mangiato la tortina ed è veramente buona. Vi mando un bacione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi a questo canale, perché c'è la Chris tutte le mattine con questo musetto. Con questo musetto vi saluto, vi mando un bacio e vi auguro tanta, tanta allegria. E ricordatevi, ragazze, amate. Un bacio, ragazze.